il 14 dicembre 2011 siamo a casa di Fabio Geda, che è autore del libro L'estate alla fine del secolo, Dalai Editore, di Euro 17,50. È un libro attualmente in distribuzione in tutte le librerie. Siamo venuti a intervistarlo perché questo libro è la storia più o meno romanzata, vedremo quanto romanzata, ce lo dirà l'autore, di Franco Benedetti Teglio, un personaggio che la redazione di Torino Medica ha già intervistato e che è titolare, possiamo dire, di una storia esistenziale allucinante ma bellissima per certi versi, che praticamente è un inno alla vita, attraverso tutte le cose che della vita sono praticamente la negazione, come il fatto di vivere nascosti, il fatto di non essere davvero considerati esistenti. E Fabio Geda, tra l'altro, ha scritto al suo attivo un libro di grande successo che si intitola Nel mare ci sono i coccodrilli, che è la vera storia di Enayatollah Akbari, un bambino afghano. Sì, che attraverso una storia avventurosa ma drammatica è arrivato fino in Italia. Certo. Ecco. La prima domanda che ti voglio fare è questa: la tua linea editoriale, diciamo, che ti sei dato come autore, mi ricorda molto quella della Edo Greco, che poi nella cultura italiana sopravvive in qualche modo, o perlomeno è sopravvissuto fino a poco tempo fa, nell'Italia meridionale attraverso i cantastorie. Io sono metà origini siciliane, sono riuscito da bambino a vederne ancora uno, è straordinario, me lo ricordo ancora adesso. Non so, è corretto definirti una Edo degli anni 2000, forse? Non lo so, nel senso che in realtà, come dire, la vera risposta alla tua domanda, cioè qual è la linea editoriale che ti sei data, la linea autoriale anzi, sì, nel senso, certo, che poi, come dire, io mi sento autore e mi sento semplicemente di scrivere ciò che sono, quindi io non mi sono dato nessuna linea autoriale e, come dire, se tu vedi delle assonanze con la Edo mi fa molto piacere e quindi, come, sì, dire, apprezzo e accolgo questo paragone. Però devo dire che io non ci penso assolutamente, cioè non mi sono mai chiesto che cosa sia giusto scrivere o che cosa io volessi scrivere, magari anche in base al mercato o in base a, non so, a cosa la gente si aspetta da me, no? Libro dopo libro. Io mi sento semplicemente un narratore nel senso più puro, cioè incontro delle storie, queste storie impattano nella mia vita in qualche modo e alcune di queste storie restano come aggrappate, no? Al mio cervello, al mio cuore, al mio stomaco, magari per molti mesi, e indipendentemente da me cominciano ad occupare sempre più spazio, no? È un po' come fare la pasta della pizza. Cioè, tu fai la pasta, lievita, poi la lasci lì e poi lei lievita da sola, no? Io quando incontro una storia è un po' come se facessi la pasta della pizza e avessi dentro di me diverse palle di pasta, no? Poi alcune, chissà perché, non lievitano e restano lì e poi fluiscono via insieme a tante altre cose, come tutto nella nostra vita. Invece alcune di queste storie cominciano a lievitare e occupano sempre più spazio. Questo, ad esempio, la storia di Franco De Benedetti Teglio è una di queste. Io ho incontrato Franco come ho incontrato tantissime altre persone, però a un certo punto la sua storia dentro di me ha preso sempre più spazio e poi è nato questo libro.
Ecco, nel rapporto tra autore e personaggi, in questo caso il personaggio che viene raccontato e romanzato in base a quello che tu hai scelto di raccontare e di come raccontarlo, è fondamentale. Sì. Ecco, il rapporto di forza con un personaggio come Franco De Benedetti Teglio, che insomma è a tutti gli effetti un personaggio sfaccettato, com'è stato? Allora, partiamo proprio dall'inizio. Io arrivo da un libro che, appunto, Nel mare ci sono i coccodrilli, dove racconto la storia di Enayatollah Akbari, questo giovane ragazzo afghano che tra i 10 e i 15 anni ha viaggiato per raggiungere l'Europa partendo dall'Afghanistan. Nel momento in cui io ho cominciato a scrivere quel libro, era evidente che la mia autorialità in qualche modo avrebbe dovuto farsi trasparente. Cioè, il modo in cui io potevo meglio fare il mio lavoro di autore era mettermi completamente al servizio della storia di Enayat, sparire totalmente dalle pagine del libro, che poi noi autori spesso siamo un po', come dire, no? Cioè, sgomitiamo per entrare nelle pagine dei libri perché vogliamo farci vedere. Invece io li volevo sparire completamente e lasciare che la voce, l'unica vera voce, fosse la sua. Ok, certo filtrata da me, attraverso di me, ma fosse la sua. Nel momento in cui ho cominciato questo libro, ho scelto di fare una cosa completamente diversa. Cioè, io ho detto chiaramente a Franco, ascolta, io ho in mente una storia, e ho in mente, e ho già un personaggio, e questo personaggio, secondo me, potrebbe essere molto simile a te. Allora, visto che io amo io stesso sentirmi raccontare storie, mi sono detto, gli altri li invento, ma se tu mi permetti, io vorrei che tu mi raccontassi la tua storia e poi io ne prenderò quello che voglio, gli aspetti che mi interessano, e li userò per costruire il mio personaggio. E quindi si è creato subito, come dire, un rapporto di estrema onestà. Cioè, lui poteva raccontarmi tutto, ma sapeva che io non avrei raccontato lui, ma avrei raccontato Simone Koschmann, che è il mio personaggio. E questo, in qualche modo, visto che poi so che Franco vorrebbe in qualche modo un giorno scrivere la sua storia, scriversela da sé la sua storia, è diventata, io spero, per lui un'occasione per sperimentarsi in qualche modo in un racconto completo della sua vita. Perché lui, quando va in giro a fare gli incontri sulla Shoah, spesso parla soltanto, no, delle leggi razziali, perché parla con i bambini di queste cose, dell'infanzia che lui ha vissuto. Invece con me è arrivato, come dire, fino all'oggi. Certo. Ok? Fino all'oggi. E quindi il rapporto è stato di questo tipo. Lui poteva raccontarmi quello che voleva, io facevo domande perché ero curioso di sapere più cose, però poi era chiaro che io avrei fatto di lui, ok, altro. L'hai conosciuto alla scuola Holden? Lo insegni? No, Franco, io l'ho conosciuto al Circolo dei Lettori. Ah, ho capito. Di Via Bugino. Ci puoi raccontare? Perché è successo che due anni fa, mi è capitato di gestire un piccolo gruppo di lettura, al Circolo dei Lettori, a questi gruppi di lettura a tema. Io ho gestito un piccolo gruppo di lettura sui fumetti, perché sono un grande appassionato di fumetti. In quel caso Franco, che è una persona molto curiosa, è venuto a seguire il mio corso. Visto che un giorno mi è capitato di presentare a queste persone che seguivano il gruppo di lettura Maus di Art Spiegelman, no, uno dei, certo, insomma, dei capolavori della letteratura di disegnata, Franco è rimasto molto così incuriosito, no, di questo fumetto che raccontava ovviamente la Shoah. Mi ricordo che mi era chiesto in prestito, ne abbiamo parlato, insomma, siamo entrati un po' in sintonia. E poi un giorno, così, aperto, lui raccontandomi casualmente alcune cose della sua vita, io ho capito, io avevo già in mente questa storia, perché questa storia nasce da un lavoro che ho fatto per una casa editrice che mi ha chiesto alcuni anni fa un racconto per Natale. E diciamo che quel racconto conteneva un po' il nucleo di questa storia, ok? C'era un nipote, c'era un nonno, c'era un lago, c'era un paese in alta montagna e via dicendo.
io avevo in mente questa storia che stava fermentando, che si stava ingrandendo dentro di me, e ho capito che lui era perfetto per costruire il mio personaggio, il personaggio del nonno. E così tutto è cominciato. Quindi è una storia assolutamente di narrativa, se vogliamo. Completamente. Ancora più bella questa. Completamente di narrativa. Cioè, perché poi io ci tengo a dire che faccio questo. Nel certo, senso nubile, che nubile. Nel senso che poi... Ed io credo molto nelle storie e credo molto anche nel potere terapeutico, no? Delle storie. Cioè io amo le storie che ti guariscono in qualche modo. Io ho amato, ho imparato ad amare la letteratura come molti da adolescente, quando da adolescente magari sei... Insomma, sei scombussolato, sei alla ricerca di te stesso e non sai... Ecco, allora io molto spesso mi è capitato di, nei libri, di trovare risposte e di trovare casa proprio, no? Che poi, come dire, uno degli aspetti tipici dell'adolescenza è sentirsi sempre inadeguato, no? Cioè, non sei mai al tuo posto da nessuna parte. O sentire gli altri, sentire la realtà inadeguata. O sentire la realtà inadeguata alle tue potenzialità. Ed ecco che allora io nei libri riuscivo a trovare uno spazio di adeguatezza che mi guariva. No? Ti sentivi a casa? Mi sentivo a casa, mi sentivo davvero a casa. È vero, questa è una cosa che mi ricordo di aver provato anch'io leggendo Pavese, per esempio, che chiaramente, essendo di Torino, certo. Credo che quasi tutti abbiamo iniziato così. Chiaramente. Io amo molto Fenoglio. Io l'ho scoperto più tardi, lo amo anch'io molto, e devo dire che è molto più complesso di Pavese, contrariamente a quanto i sacri testi possano dire. Sono perfettamente d'accordo. È molto più complesso. Perché è più sfaccettato. Molto più sfaccettato, molto più difficile da farlo diventare tuo. Chiaro. È molto più, diciamo che è proprio un Langarolo classico, sì. È proprio... Sì. Questi gatti selvatici, sì. No, che sono, sì. sono cordiali, ma sono sempre pronti a graffiarti quando meno te lo aspetti. Sì. Prego. Visto che abbiamo parlato della scuola Holden, mi viene in mente una definizione che Alessandro Baricco ha dato di scrittore, una delle tante definizioni. Ha detto che lo scrittore scrive per infilzare qualcuno. Tu la condividi, anche tu hai scritto qualcosa a volte per infilzare qualcuno, e infilzare credo che non significhi soltanto colpire, ma anche rapire in qualche modo. Certo, certo, come dire, infilzare nel senso di catturare, di avvolgere, no? di rapire, come dicevi tu perfettamente, sì, nel senso che io sono felice quando... io proprio ieri sera ho fatto la prima presentazione di questo libro in assoluto, e quindi c'è, cioè, la cosa divertente che è che a volte i lettori non capiscono tanto, è che noi scrittori non sappiamo quello che abbiamo scritto, almeno io non so quello che ho scritto finché i lettori non cominciano a raccontarmelo, no? Che è un po' come essere immersi in una foresta e vedere sempre solamente i tronchi degli alberi, no? Io ho bisogno poi di qualcuno che mi trascini fuori dalla foresta e mi faccia vedere tutto quanto. E ieri sera proprio una lettrice di Ivrea, ero a Ivrea, mi ha detto che aveva trovato questa storia e la mia scrittura in questa storia molto avvolgente. No? Ecco, allora non so se è, come dire, la stessa cosa che Sandro Baricco intendeva con infilzare, però... A me piace avvolgere le persone. Però la cosa importante che appunto e di cui bisogna rendersi conto, io sono un grande, come dire, fan della bibliodiversità. Cosa vuol dire bibliodiversità? Vuol dire che esistono tante letterature diverse. A me spaventa molto chi tenta di imporre una letteratura, no? Bisogna per forza raccontare il male, no? Perché se no non siamo dentro i tempi, oppure bisogna per forza scrivere pure intrattenimento e cose divertenti perché la gente è stanca e la gente deve leggere quello.
No, bisogna scrivere l'intrattenimento, bisogna raccontare il male, bisogna raccontare il bene, bisogna raccontare in modo cinico, bisogna raccontare in modo speranzoso. Cioè, tutta la letteratura è fondamentale. E io credo che la maggior parte degli autori veri in realtà non si pongano il problema di come raccontare, di a chi raccontare, ma raccontano per quello che sono. Io non potrei raccontare in modo diverso, no? Sì, sono assolutamente d'accordo con te, anche perché tutte le cose veramente importanti nascono tra altre cose così. Cioè il Don Giovanni di Mozart, ancora adesso, cioè, bastato che la Scala la presentasse come prima della stagione, 15 giorni è un diluvio di articoli, di riflessioni, di domande a cui non si potrà mai dare una risposta. Che, lo so, saprei meglio di me, è stato scritto in 15 giorni con un pianoforte in un albergo sgangherato a Praga, certo. Mentre c'erano i creditori che battevano alla porta perché questi si erano già dilapidati tutto quello che gli impresari gli avevano dato, certo, come anticipo, e dovevano consegnare, insomma. È nata una delle cose più straordinarie che caratterizza di più la cultura occidentale, credo, che voglio dire, anche se Mozart e Da Ponte avessero scritto solo quello, bastava avanzare, di sicuro, oltretutto con quelle urgenze non si sono posti il problema se doveva piacere o non doveva piacere, cioè l'urgenza principale era quella di finire in fretta, chiaro, che nonostante questo. Certo. Io però volevo chiedere una cosa, è vero che tutta la letteratura serve, quindi chi racconta non si deve porre il problema di qual è l'obiettivo, ma qual è il suo obiettivo, il suo bisogno, però è anche vero che la questione dello stile dell'autore è un'annosa questione, nel senso che l'autore piano piano poi tende a riconoscersi in uno stile, certo, e ad assumere poi quell'identità. Ecco, in questo caso, forse in questo tempo, come questi due aspetti, come per te, come si risolvono queste due forze? Ma in questo caso, in questo tempo, secondo me si risolvono come io credo si siano sempre risolti nella storia della letteratura, cioè con della letteratura perlomeno contemporanea e moderna, insomma, cioè con un rapporto onesto con se stessi. O perlomeno io, come dire, la vivo in questo modo. Poi, guarda, la cosa meravigliosa è che se uno fa 100 interviste a 100 scrittori facendo le stesse 100 domande, probabilmente avrà 100 risposte differenti, no? E meno male. E meno male, e meno male, esatto, no? Ma perché? Forse non so, forse magari il cinema può essere più omologato, perché in qualche modo ci sono di mezzo più soldi, c'è di mezzo molta gente, c'è di mezzo un produttore che ti dice questo sì, questo no, quindi magari il produttore, no, può optare per alcune scelte stilistiche o tematiche di un certo disguardo, di un certo tipo. Però alla fine c'è l'autore, no? È anzitutto autore di se stesso, cioè nel senso che l'autore mette se stesso in quello che fa e cerca soprattutto di capire se stesso nel momento in cui scrive delle cose, visto che poi ogni scrittore poi scrive soprattutto di ossessioni personali sostanzialmente, cioè no? Allora, io ho fatto ho scritto per adesso quattro romanzi e un libretto che è un po' una specie di monologo teatrale. E tutti cosa fanno? È il filo rosso che li lega è un po' la marginalità, ad esempio, no? Perché io arrivo da quel mondo lì, cioè mi interessa tutto ciò che è un po' al margine della società. Ho una certa tendenza a raccontare storie potenzialmente drammatiche, ma cercando appunto, come dicevo, in un modo un po' terapeutico di mettere ordine, no? E quindi, come dire, di chiudere. Risolvendo i conflitti, ok? Ma non lo faccio, come dire, perché sono convinto che ci sia un pubblico che è interessato a leggere questo o cosa, cioè, ma mi annoierei a morte se scrivessi in questo modo. Lo faccio perché io sono... Diventerebbe un mestiere. Esattamente, mentre invece io sono, come dire, spontaneamente e naturalmente portato a essere così anche nella vita. Ad esempio, cioè, chi mi conosce sa che ciò che io scrivo e lo sguardo con cui racconto le cose è assolutamente aderente poi al mio modo di rapportarmi con le persone, non cioè, normalmente, quotidianamente.
quando tu parli di marginalità, faccio un esempio, non voglio un aneddoto personale, fammi un esempio anche romanzato, di che cos'è per te la marginalità, tanto per circoscriverla, perché se la stessa idea che ho io di marginalità, è chiaro che l'incontro che hai avuto anche mediato con l'ebraismo è il massimo, perché l'ebraismo è marginalità e nello stesso tempo centralità della marginalità, certo, di cui siamo fatti tutti. Certo, certo. Beh, per me tutto ciò che è marginalità, come dire, nell'ottica della società di oggi, che è estremamente giocata sul consumo e sulla comunicazione, ok? Per quanto mi riguarda, è ciò che si trova spesso ai margini sia del consumo sia della comunicazione, e che poi viene raccontata in modo a volte superficiale, no? Inutile dire che la marginalità è tutto ciò che, per quanto mi riguarda, noi cerchiamo di rifiutare perché ci interroga troppo, ok? Cioè, sono quei problemi che ci interrogano in modo così pesante, okay? Che noi mettiamo a margine. Che noi mettiamo al margine. Che noi, Simone Weil, no, diceva che l'attenzione è la più grande forma di altruismo, no? Vero. E allora la marginalità è esattamente tutto ciò a cui, secondo me, almeno per come la vedo io, nella mia vita, è tutto ciò a cui noi fatichiamo a prestare davvero attenzione. Perché se gli prestassimo davvero attenzione, dovremmo farcene carico. Non potremmo fare altro che farcene carico. Ok? E quindi è tutto ciò su cui è più difficile e più pesante posare lo sguardo. A volte dietro il cinismo si nasconde proprio questo. Anche, l'impossibilità a far fronte e a farsi carico. Certo. Quindi si preferisce un'azione positiva rispetto a il tuffarsi nella negatività più assoluta, che è quella dell'inadeguatezza, no? Che è la crisi adolescenziale, in fondo, che nasce proprio tutto da lì. Invece una curiosità sul mestiere, che poi abbiamo detto che è più una predisposizione che un mestiere, di scrittore. Nel panorama editoriale di oggi, che è estremamente complesso, in cui si dice che sono pochissimi gli scrittori che riescono a essere solo puri scrittori, in cui si infiacchiscono le speranze degli scrittori emergenti e in cui il mercato editoriale sembra essere ormai, insomma, destinato ad affossarsi definitivamente. Ecco, fare lo scrittore oggi è possibile e che cosa significa? Allora, fare lo scrittore oggi è assolutamente possibile, nel senso che, tra l'altro, io non credo che il mercato editoriale scomparirà, perché, come dire, c'è bisogno di storie, la gente continuerà sempre ad acquistare storie in qualche modo, il mercato si modificherà senza dubbio, certo, da un punto di vista più che altro tecnico, no? Quindi sicuramente ci sarà un passaggio verso il digitale, e quindi si trasformerà forse anche il rapporto economico, no? Che lega lo scrittore all'editore, al lettore. Però detto questo, come dire, come scrittore io in questo momento non mi pongo il problema, perché appunto, perché io anzitutto ho l'urgenza di raccontare una storia, e per quanto mi riguarda raccontare una storia oggi è identico a raccontarla 100 anni fa. Cioè, 100 anni fa uno tirava fuori una piuma d'oca, la immergeva nell'inchiostro e cominciava a scrivere parole su una pagina, poi 50 anni fa uno tirava fuori una Olivetti e cominciava, certo, a battere sui tasti. E adesso io accendo il computer e mi siedo e comincio a battere sulla tastiera. Per cui, per quanto mi riguarda, il meccanismo è lo stesso e credo che sarà lo stesso per i prossimi 300 anni. Adesso, ok? Poi, come la storia che tu hai prodotto produrrà
soldi, nel senso che mi, come mi darà da vivere. Allora, come dicevi tu perfettamente, già oggi è difficile far solo lo scrittore. Tanto per fare delle cifre, per dare delle cifre. Mediamente uno scrittore guadagna un euro a libro venduto, un po' di più, un po' di meno, dipende dalla percentuale che hai, però diciamo che vagamente si gira attorno all'euro a libro venduto. In Italia, quando tu vendi del tuo romanzo 10.000 copie, sei già uno scrittore che ha un mercato, cioè sei uno che c'ha il suo pubblico, ok? Sono 10.000 euro. Ma sono 10.000 euro, ok? Sì. E supponendo che tu non faccia un libro all'anno, ma magari ne fai uno ogni due anni, ok? Sono 5.000 euro all'anno. Sono 5.000 euro all'anno. Di cosa stiamo parlando, no? Di un mestiere, non no? Non interesseresti nemmeno a Monti. Esattamente. Ok, quindi qua stiamo parlando di una persona che è definita scrittore, che ha un pubblico, che le case editrici sono contente di pubblicarlo, perché chiunque pubblicherebbe uno scrittore che almeno vende 10.000 copie, però quello non può essere certamente il suo primo lavoro, no? E così la maggior parte degli scrittori infatti poi si barcamena tra collaborazioni giornalistiche, tra progetti di tipo culturale, là dove invece proprio non fa altro, nel senso che poi c'è quello che continua a fare il magistrato, c'è quello che continua a lavorare in banca, c'è quello che continua anche a fare il pizzaiolo, no? Eccetera, eccetera, eccetera. Io in questo momento ho la fortuna, visto che insomma il mio ultimo libro ha superato le 200.000 copie, quindi voglio dire, i conti sono facilmente fatti, visto che chiunque sa fare una moltiplicazione, anche se nel mio caso, come dire, la cosa bella è che tutto il ricavato è diviso al 50% tra me e Nayatollah, quindi certo, il ragazzo di cui ho raccontato la storia. Allora io in questo momento posso permettermi, no, di vivere un paio d'anni dicendo beh, adesso magari provo, no, a fare lo scrittore, perché non ho l'urgenza di trovare subito altri lavori per portare il pane a casa, ok? Però ecco, il discorso è questo, se poi tu pensi appunto che una volta che magari guadagni, come nel mio caso, che ne so, 100.000 euro con un libro, però poi non è che tutti i libri ti portano 100.000 euro, nel senso, certo. Nel senso che, ok, nel senso che poi tu sai che un'esperienza fortunata, lavorativa fortunata di un anno della tua vita, però poi magari l'anno dopo chissà cosa capiterà, chissà se il libro successivo avrà lo stesso successo, chissà se tu riuscirai a produrre ogni 2, 3, 4 anni delle storie così potenti da poter raggiungere tante persone, e quindi insomma alla fine è un lavoro da precari, come tantissimi altri, però è un lavoro meraviglioso, e quindi insomma, cioè, meglio fare il precario e fare lo scrittore che fare il precario e spargere catrame sull'autostrada. Certo, in dubbio. No? Ancora una domanda a testa, poi la liberiamo. La domanda che volevo farti io è questa: come fa un lettore a capire, prendendo un libro in mano in libreria, no? C'è questa abitudine, bisognerebbe dire ai librai che i libri non si tengono cellofanati, almeno uno deve essere a disposizione di chi lo vuole comprare, perché bisogna leggere almeno l'inizio e la fine, eccetera eccetera. Come fa a capire che l'autore di quel libro è un artista, quindi è una persona diversa, uno che può farti sentire a casa a qualsiasi età, perché io sono il mago dell'idea oramai, avendo una certa età, che l'adolescenza non finisce mai, certo. Non so per le donne, ma per gli uomini di sicuro è così. Ecco, come si fa? C'è un modo, oppure... Tu mi stai chiedendo come si fa per capire, come dire, quindi per acquistare il libro? No, per acquistare, per capire se vale la pena che quel libro deve essere acquistato, cioè ecco, se l'autore è un artista o no. Certo, ecco, e questo secondo me... O mestierante. E questo non si può capire.
cioè non si può capire rapidamente, nel senso che, vabbè, adesso, come dire, molte librerie hanno questa cosa bella che hanno tipo dei salottini degli angoli, no? Dove uno può anche sedersi, e quindi anzitutto l'acquisto del libro dovrebbe essere un acquisto lento. Mi spiace quando vedo, no, quello che acquista il libro all'autogrill, no, uscendo, vede, ah, uff, no, e tra un pacchetto di Pringles e una Coca-Cola si porta via anche il libro. Un'idea di profanazione, no, quasi. Ma perché, mi dico, vabbè, forse, come dire, cioè, finché ti porti via il Camilleri di Montalbano, che tu già conosci, che sai perfettamente cosa stai comprando, posso capirlo, però a me piace tanto quando mi capita di andare in librerie, magari in qualche piccola libreria anche indipendente, comoda, no? Con la seggiola, col puff, vedere la persona che magari si è messa sul tavolino 5-6 libri, no? E li apre, legge 5 pagine di uno all'inizio, li annusa, anche un buon odore il libro. Certo, no? Assolutamente. Tenta di capire, ci pensa, poi magari parla col libraio. Ecco, vabbè, come dire, il grande trucco sarebbe andare a comprare libri da un libraio. Ora, nulla contro la grande distribuzione, che ovviamente, insomma, fa il suo mestiere ed è accettabile. Però è ovvio che è molto diverso, no? Acquistare un libro quando trovi semplicemente le pile dei bestseller e quindi non fai altro che scegliere la copertina che ti piace di più, dall'andare in una piccola libreria dove magari c'è un libraio e tu dici, senti, ma a me piacciono molto quelle storie lì, no? Lei cosa mi può consigliare? Lei cosa mi consiglia, ok? Certo. Ho letto questo libro molto bello, me ne consiglia un altro di questo genere, no? E poi magari torni, gli dici, guarda, mi è piaciuto, oppure no, guarda, non mi è piaciuto. E allora crei un rapporto con il libraio che comincia a conoscerti e comincia a sapere, no, come introdurti. Magari autori nuovi, magari che tu non conosci, magari anche diversi da quelli che tu avresti letto se avessi dovuto comprare prendendo dallo scaffale da solo, ecco. Quindi sicuramente il libraio è, in questo caso potrebbe essere, personaggio, ecco, strategico, no? Certo. Potrebbe essere la chiave della scoperta della qualità di un libro. Invece purtroppo stanno scomparendo. E purtroppo stanno scomparendo perché siamo di fretta, perché siamo omologati sicuramente, quindi tendiamo a comprare libri che tutti leggono anche solamente per poterne parlare, no? Certo. Perché, come dire, se leggo anch'io il libro di classifica, almeno domattina in ufficio posso anch'io dire qualcosa su quel libro, mentre se tutti leggete quel libro e io invece mi leggo X, esatto. No, non posso partecipare alla vostra discussione, perché lasciamo che siano altri a scegliere, insomma, per tantissimi motivi. Certo. Prego. L'ultima domanda, uno scrittore di storie, c'è un momento in cui se ne libera o no? Assolutamente, cioè, nel momento in cui il libro è pubblicato, ad esempio io non rileggo mai i miei libri, nel momento in cui il libro è pubblicato per me non è più mio neanche, non è più mio, è assolutamente del lettore, nel momento in cui il libro è pubblicato io sono già immerso nel libro dopo, no? Nella ricerca, nella costruzione, nella fermentazione dentro di me della storia che verrà, ciò che è stato è stato. Io se mi sento la storia mia soltanto finché ancora in bozze e posso ancora cambiare la virgola, no? Salvo poi magari rileggere e rimettere esattamente la virgola dove l'avevo tolta, perché, ecco, arrivato a quel punto poi il libro se ne va, ma se ne va davvero. E vive di vita propria. E vive di vita propria, per cui su quel libro chiunque può dire quello che vuole, chiunque può leggerlo o non leggerlo, chiunque può abitarlo con i suoi tempi, non è più una cosa mia, è più un ponte, no? Un ponte tra me e un'altra persona. Ecco, lì nasce una relazione. Ecco, il libro nel momento in cui è pubblicato per me è relazione. Relazione col lettore, mentre prima invece è davvero mio. Non tengo i patti perché voglio farti ancora una domanda. Allora, il fatto di aver conosciuto Franco Benedetti Teglio, sì, e di aver
trasfigurato la sua storia in fondo, però sei partito da lì. Questo ti ha permesso di avvicinarti al mondo culturale dell'ebraismo cogliendo qualche particolare che ignoravi o qualche atmosfera che avevi intuito ma che non sapevi fosse così, oppure hai più focalizzato l'attenzione soltanto sulla storia personale? Ho focalizzato l'attenzione molto di più sulla storia personale, ma dico di più, cioè l'ebraismo e la Shoah nel mio libro sono pochissimo importanti, non, certo. Cioè su 280 pagine di romanzo si parla un po' di ebraismo e di Shoah, proprio come dire, credo in 20 pagine, che sono le 20 pagine dedicate proprio all'infanzia, agli anni 40, alla clandestinità della famiglia Kaufmann in questo caso. E per il resto non è quello il centro del mio romanzo. Certo. A me interessava mettere in scena una relazione tra, come dire, tra le due marginalità della vita, no? Tra le due estremità della vita, cioè l'infanzia e quindi la vita che deve ancora sbocciare, che deve essere scoperta, e il fine vita, cioè quando le persone si rendono conto che ormai in qualche modo tutto ciò che gli resta è fare i conti con ciò che è stato. E a me interessava questa cosa qui. Perfetto. Poi, come dire, che di mezzo ci sia la Shoah, che di mezzo ci sia appunto una persona che ha vissuto anche quell'evento, mi serve un po' come link per un giochetto mio, che è davvero l'unico giochetto, se vogliamo, come dire, proprio studiato del libro, e cioè in qualche modo un accostamento tra la Shoah dell'epoca, che tutti conosciamo, e quella che secondo me è un po' una Shoah odierna, cioè un massacro odierno, che è quello che avviene tutti i giorni nel nostro Mediterraneo, con più di 25.000 morti dall'89 a oggi tra i migranti che tentano di raggiungere le nostre coste per il semplice fatto che tentano di scappare da guerre, carestie. E allora lì ho creato un link fra questo libro e il mio libro precedente, e anche perché poi alla fine di questo libro ci sono alcune pagine di fumetto, perché il nipote Zeno, che è il ragazzino, da grande diventerà un fumettista e scriverà proprio un romanzo a fumetti, diventerà famoso per un fumetto che racconta un supereroe che nel 2050 libera dai CIE, che sono diventate dei campi di concentramento praticamente, tutti i migranti da cui l'Europa vuole difendersi. Quindi ecco, cioè, l'unica connessione poi è questa, cioè, mi interessava mettere insieme questi due aspetti per così, no? Far scattare una scintilla magari nel lettore che poi su questa cosa può rifletterci, però tutto questo è marginale. Che poi però questo, ho capito alla fine della intervista perché Franco Benedetti Teglio ti stimi tanto e ti ami anche come persona e come scrittore, perché questo corrisponde in maniera assolutamente identica al suo concetto di Shoah, che lui mi ha ripetuto più di una volta nell'intervista, che non è soltanto un attacco agli ebrei e alla cultura ebraica, ma è un attacco all'umanità. Certo. Cioè la Shoah, come giustamente dici tu, non è soltanto quella lì, è una questione che ci riguarda tutti in prima persona, che tutti dobbiamo, voglio dire, fare in modo che non si ripeta, perché si ripete tutti i giorni, come ieri è successo purtroppo a Firenze. Chiaramente. Ti ringrazio. Grazie a voi, a presto.